Ci siamo dotati dei più moderni mezzi tecnologici per essere in contatto con voi, perché sappiamo che il Covid, questa pandemia, avrà una durata abbastanza lunga, noi non lo vogliamo, però sarà una maratona, come ha detto qualcuno di noi, 200 e 400 metri. Quindi siamo pronti per proseguire anche a incontrarci in questo modo. Beh, siamo qui a Consumer Forum davanti ai Musei Vaticani e il segno più eclatante di questa pandemia è che non c'è nessuno in fila. Voi sapete che quando si va in Musei Vaticani, qualcuno che vuole mandarci, le file erano un chilometro e mezzo, arrivavano fino a San Pietro. Oggi è vuoto, quindi questo è un segnale che dà proprio il senso della situazione qui a Roma e quindi penso anche in altre parti d'Italia. Oggi siamo qui per presentare il libro del professor Michele Mezza, Il contagio dell'algoritmo, le iti di marzo della pandemia, con un saggio anche di Andrea Crisanti e la prefazione della professoressa Ermina Matuto. Michele Mezza ha collaborato con noi più volte, durante questi ultimi 2 anni, ha presentato anche l'evento che noi facciamo ogni anno con tutte le autorità. Io direi che il tema che affrontiamo, che affronta Michele nei suoi libri, è sostanzialmente non lo stesso, ma è sostanzialmente omogeneo nella argomentazione dei suoi libri. Michele sta facendo una battaglia per che cosa, secondo me? Una battaglia con i suoi libri, con i suoi interventi, con i suoi articoli. Questo libro è stato presentato anche alla RAI, alla Sette, con Lili Gruber, è stato recensito dal Sole 24 Ore e anche da altri giornali. Ma la battaglia su che cos'è? La battaglia è sulla consapevolezza del digitale, sulla consapevolezza delle conseguenze dell'uso del digitale, sulla consapevolezza delle conseguenze della gestione dei dati. Che vuol dire? Vuol dire che oggi pochi si rendono conto di cosa vuol dire che un gruppo di grandi aziende o una nazione come la Cina hanno in mano tutta la gestione dei dati. Questo significa redistribuzione dei poteri, libertà di scelta, a conseguenze sulla democrazia, sui diritti e anche sulla libera concorrenza. Queste questioni sono le questioni più rilevanti che riguardano la nostra vita sociale e la nostra battaglia insieme a Michele è quella di far sì che questa consapevolezza aumenti. Noi abbiamo qui a Consumer Forum 14 associazioni di consumatori e molte aziende importanti. Io penso che questa sia una battaglia comune, sia una battaglia comune tra associazioni dei consumatori, aziende e anche università. Il nemico, se così si può dire, è chi gestisce in sistema quasi di monopolio tutti questi dati e le conseguenze che vi possono essere. Questi temi li abbiamo affrontati anche dal punto di vista giuridico, insieme a Fabio Passano, la terza università e anche dei ricercatori. Oggi la affrontiamo da un altro punto di vista, insieme a Michele, alla professoressa Matuto e alla giornalista Barbara Carfagna, che si è collegata da poco e che sta facendo la dibattito tra me e la professoressa Matuto. Barbara Carfagna è una specialista di queste questioni, oltre ad avere una grande esperienza come giornalista. Chiudendo, dico, accanto al discorso della consapevolezza, tutto questo vuole arrivare a un obiettivo, questa battaglia sulla consapevolezza, sul comprendere le conseguenze della gestione dei dati, può arrivare a un obiettivo importante. E qual è questo obiettivo? Da una parte la trasparenza di questa gestione e dall'altra parte la negoziabilità di questa gestione dei dati. L'obiettivo è che le istituzioni pubbliche possano prendere in mano queste cose. L'obiettivo è che le associazioni politiche, sindacali, anche dei consumatori possono rivendicare la trasparenza e la negozialità degli algoritmi, come
gli algoritmi, come ci ha spiegato di volte Michele, ma come leggiamo in molti altri libri, non sono delle cose asettiche, sono gestite, programmate e sono volte a uno scopo. Quindi questa potrebbe essere la battaglia delle battaglie, tra le tante che le associazioni stanno facendo con applicazione su tutti i campi, va bene, dal settore bancario a tutti gli altri settori, PMC, energia, eccetera. Ma questa è una battaglia che potrebbe vedere insieme associazioni e aziende. Oggi il libro parla, spiega il rapporto, la connessione tra rete e pandemia, che sono due fenomeni che viaggiano sulle persone. Sono le persone che fanno viaggiare il virus e sono le persone che con i loro dati fanno viaggiare il sistema digitale e attribuiscono a pochi monopoli il potere di gestire tutti questi dati. Quindi c'è questa connessione e Michele spiega in modo chiarissimo quali possono essere, non le soluzioni, ma le possibili battaglie, le possibili iniziative per far sì che questi dati possano e debbano essere utilizzati anche per sconfiggere la pandemia. Ma perché questo avvenga è necessario che questi dati siano a disposizione delle istituzioni e si possano gestire attraverso le istituzioni e non siano monopolio di poco. Quindi questo è il senso di questo libro. Insieme vogliamo capirne di più su queste cose. E per questo che io ora do la parola per la introduzione a professor Michele Merlo. Grazie. Andando Allora diamo la parola, come diceva Michele, direttamente a Barbara Campagna, e a lei il compito di allora di introdurre e di moderare il dibattito. Grazie. La pandemia è stata un po' un'occasione per vedere realizzate tante teorie che, devo dire, che Giulio Giorello e Michele Mezza, su cui battevano già da molto tempo, ma le vediamo finalmente concretizzate. L'opportunità che ci ha dato da questo punto di vista è proprio quella di, in qualche modo... io ho il volume, in questo momento ho il volume del computer, mi sentite? L'opportunità che ci ha dato, dicevo, la pandemia è quella di combinare per le masse, rispetto a una serie di discorsi che venivano fatti e che facevano appunto persone come Giorello e anche lo stesso Michele, che è stato veramente uno dei primi a individuare la potenza, diciamo, chi gestisce il calcolo, il potere del calcolo, ce lo ha fatto vedere, non solo realizzato, ma ha anche coinvolto le mani, emotivamente ovviamente la salute coinvolge le persone che hanno cominciato a cercare di capire. Allora, in questo libro, diciamo così, si vede chiaramente qual è la relazione tra chi detiene il potere di calcolo e la creazione delle società, dei sistemi, ma anche la propagazione appunto di pandemie, di virus e comunque di gestione di una serie di elementi che fanno sì che si capisca chiaramente che la realtà è copiata in dati, è tradotta in dati. Anche sociali. Ma invece di far partire darei per prima la parola ad Enrica Maturo, appunto per che appunto è stata presidente della Società Italiana di Sociologia, e chiederei a lei, visto che ha fatto appunto poi la prefazione, qual è esattamente il legame che individua Mezza tra il potere di calcolo e il virus? Allora, prima cosa, buongiorno a tutte e a tutti. Credo che sia una buona occasione questa per parlare di questi temi, perché
Se c'è un problema nelle nostre società oggi è che di questi temi si parla poco. Quindi quello che è stato accennato prima, cioè il punto della consapevolezza digitale, forse dovrebbe essere uno degli argomenti di cui si discute di più e dovrebbe anche essere preso molto in considerazione. Quando noi parliamo di ripartenza, quando parliamo appunto di sviluppo della nostra società e di che cosa fare per rilanciare, ripartire, ma anche per innovare nel nostro paese. Michele Mezza nel libro fa un bel parallelismo tra la rete, la diffusione della rete e la diffusione del virus. Cioè in qualche modo noi siamo stati tutto il mondo coinvolto in un tentativo di difesa contro questa pandemia, tutti abbiamo contemporaneamente vissuto lo stesso problema, siamo stati inchiodati alle stesse consuetudini, all'abitudine a cercare cercare informazioni. E quindi qual è l'unico altro fenomeno che vede tutto il mondo coinvolto contemporaneamente nello stesso modo? Beh, soltanto la rete, perché noi siamo oggi completamente immersi nella rete. Questo ha due aspetti. Uno è la pandemia ci ha convinti di quanto la rete ci possa aiutare, perché se siamo riusciti a mantenere in piedi un minimo di attività economiche, ma anche un minimo di relazioni sociali o di istituzioni formative, è stato grazie alla rete. Però d'altra parte forse ci dà anche l'occasione per capire quali sono i rischi e i problemi e perché è tanto importante che la cittadinanza oggi diventi sempre più consapevole dei poteri che ci sono e di quello che Michele ha definito tempo fa la dittatura dell'algoritmo. Già nell'Ottocento, politico e scrittore inglese Disraeli diceva che ci sono tre modi di mentire: ci sono le bugie gravi e le statistiche. Beh, insomma, oggi, nello stesso modo, bisogna capire che spesso i dati, questa capacità enorme delle nostre società di accumulo dati, ci impongono di avere delle nuove competenze. Abbiamo tutti avuto la sensazione quando cercavamo la realtà sul contagio, che in qualche modo questi indici fossero, che venivano costruiti, fossero diversi, che in qualche modo venivano interpretati da ciascuno per tirare l'acqua al proprio mulino. Michele fa una bella disamina nel suo libro del famoso indice del contagio e di come il modo con cui viene calcolato può portarci in una direzione oppure in un'altra, facendoci pensare che la situazione sia più o meno grave. Quindi forse questa è l'occasione per capire che non esiste una neutralità dei numeri, non esiste una neutralità degli algoritmi, perché gli algoritmi sono sempre una serie di operazioni per arrivare a dei risultati che incorporano un modo di pensare o un obiettivo. Ed è particolarmente pericoloso questo quando la formulazione di questi algoritmi è proprietaria, quando noi non sappiamo quali sono i criteri secondo cui questi algoritmi sono costruiti. Quindi nel caso delle famose Big Five, che le grandi piattaforme, no, di questa società che oggi ormai viene chiamata Platform Society, per dirla con una studiosa che Michele ama moltissimo citare, sono troppo potenti e troppo ricche per essere democratiche. Ma quindi tutte le volte che noi non sappiamo qual è la logica che presiede alla costruzione di un algoritmo, noi non siamo in grado di controllarne i risultati. E invece il punto è proprio questo, la pubblicizzazione dei criteri, e questo è quello che ci permetterebbe di smontare le scatole nere e quindi di non credere fideisticamente nei risultati che ci vengono proposti. Quindi in qualche modo la pandemia ha costituito
un po' un disvelamento e un'occasione per parlare di questi temi che appunto con Michele, di cui con Michele abbiamo discusso per tanto tempo. Il punto è, ma chi è che deve assumersi in proprio la capacità di lettura e la consapevolezza? Sicuramente ci sono degli attori sociali che devono prendere parte a questo processo e devono soprattutto farsi parte attiva. Michele ne cita, per esempio, le città, il governo delle città che possono, trasformandosi in smart cities, cercare di negoziare l'algoritmo, ma anche tutta una serie di corpi intermedi di cui siamo un po' troppo propensi ad accettare la sparizione in questo momento, ma anche i singoli cittadini. E allora fenomeni come quello del prosumerismo dovrebbero essere indagati di più e bisognerebbe poi aiutare di più i cittadini a riappropriarsi, ma anche dei propri dati, però con la consapevolezza e con la capacità di poterli leggere e interpretare nel modo più corretto. Ecco, su questo noi con Michele stiamo cercando di fare un lavoro anche all'interno dell'università, proprio perché credo che quello sia uno dei punti su cui si può insistere per formare delle generazioni che siano più consapevoli dei rischi del digitale. Però d'altra parte va detto che quello che è importante nel libro di Michele è che non è mai una posizione passatista, cioè non è mai una posizione, insomma, al vecchio luddismo distruggiamo le macchine, no. Lui è perfettamente consapevole dell'importanza e delle grandi possibilità, potenzialità che ci sono nell'orecchio. Il tema è proprio quello di essere consapevoli, perché oggi per avere una cittadinanza vera, attiva nella società contemporanea, c'è bisogno di incrementare questa consapevolezza digitale di cui si parlava prima. Si potrebbero fare tanti esempi su questo, io nella prefazione ne faccio uno, nel caso del governo inglese, che visto che gli studenti non erano riusciti a sostenere gli esami finali della loro percorso scolastico, si è affidato ad un algoritmo per assegnare i voti finali. Che cosa è successo? È successo che incredibilmente i voti sono stati per le scuole pubbliche molto più bassi di quello che erano in passato e quindi tutta una generazione di giovani non avrebbe potuto accedere agli studi universitari. Proteste sociali enormi. Che cosa era successo? Che chi aveva costruito l'algoritmo aveva in qualche modo considerato tutti i risultati di tutti gli istituti scolastici inglesi e tutti i risultati migliori, e questo aveva prodotto un algoritmo che privilegiava sicuramente i risultati delle scuole private, che come è noto in Inghilterra sono poche, sono di elite, sono costosissime, e questo aveva prodotto uno schiacciamento verso il basso dei voti di chi frequentava i licei pubblici. Naturalmente sono dovuti tornare indietro con grande imbarazzo e hanno affidato la valutazione degli studenti ai professori che li conoscevano, e questo ha normalizzato la situazione. Allora, tutto questo si poteva evitare se, invece che affidarsi fideisticamente all'idea che i risultati dei calcoli sono sempre giusti e soprattutto sono oggettivi, mettendoci le virgolette, se ci si fosse seduti ad un tavolo con una delegazione di insegnanti, con rappresentanti appunto di chi effettivamente lavora nelle istituzioni formative, con gli ingegneri che dovevano costruire questo algoritmo, forse si sarebbe potuto evitare questo errore, perché sarebbe stato chiaro quali erano gli errori da evitare e quali appunto i criteri su cui costruire l'algoritmo. Quindi questo è un bel esempio di come la negoziazione evita rischi ed errori, ma anche cattive figure, e di come in realtà noi siamo ripiombando in quello che io chiamo una posizione paleopositivista, cioè l'idea che ci sia un'oggettività dei dati che ormai
più di un secolo di riflessione epistemologica ha dimostrato che non esista. E quindi su questo, secondo me, bisogna cominciare a ragionare, soprattutto quando questo coinvolge poi aspetti delicati come il caso della pandemia di cui parla questo libro di Michele. Allora, io a questo punto vorrei partire coinvolgendo il professor Crisanti e chiedendogli, che appunto ha fatto un saggio all'interno del libro, però chiedendogli questo, l'algoritmo può prevedere le prossime mosse, diciamo, della pandemia oppure no? Crisanti in questa sessione non c'è? Non c'è, per cui... Ah, scusa, io avevo letto che c'era. No, ho ragione, ma insomma, è stato per note vicende che stiamo seguendo e impegnato. Ok, allora domanda a te. Allora, a te parto da un'altra domanda. Abbiamo visto scontrarsi su questa pandemia anche fisici e matematici, nel senso che ci sono stati matematici fa un mondiale che hanno fatto alcuni calcoli, fisici che ne hanno fatti altri, partendo dalla base dei dati. Secondo te questi dati che hanno gli accademici, eccetera, eccetera, sono alla fine dei dati depotenziati se le grandi società del Big Tech non condividono con loro i loro dati oppure sono sufficienti? Ma intanto io devo ringraziare il tempo che mi state regalando, che non è circolata ormai su questi tempi, e intanto ringrazio il presidente Vero e Alessandro Spiloni che ha reso possibile tutto, per cui grazie. Io sono esentato dall'intervento di Enrica per raccontare il libro, la sua intervento, come peraltro la sua preparazione esaustiva, nel senso che i termini, la mappa concettuale del libro è quella che ha descritto lei. La domanda di Barbara c'entra un punto che forse coinvolge anche un po' la platea che noi abbiamo, che è una platea di addetti ai lavori del mondo dell'economia e del consumo. E cioè in realtà che cosa sta accadendo all'interno appunto di quello che basta raccogliere il passaggio del libro in cui dico non è un caso che l'epidemia ci viene raccontata dai matematici e non dai medici. Perché, come dice Paolo Giordano, tutte le epidemie sono innanzitutto un fenomeno matematico prima che sanitario. Perché si basa su un sistema di particelle, di movimento delle particelle, prima accennava anche Enrica la coincidenza con la rete che io in qualche modo ripeto e rilancio nel libro. Allora il tema vero, io lo faccio con quella metafora storica in cui dico il vano dei di marzo, e non solo per la coincidenza temporale di marzo, è un mese che rimarrà alla memoria per quella terribile mancanza che abbiamo vissuto, quanto perché le indimanche sono state uno straordinario momento in cui è cambiato il potere e in cui le vicende decongiurate, la morte di Cesare, a un certo punto è uscito un giovanetto, Augusto, e ha creato quella dimensione concettuale del potere che è stato lui. Allora la domanda è chi è Augusto? E la domanda di Barbara un po' lo indica, cogliendolo un po' anche da libro. A mio parere Augusto oggi è la potenza e la proprietà dei sistemi di acquisizione e di interpretazione dei dati. Quello è Augusto. È un potere che si sta mettendo al centro della scena ed è un potere che sta stravolgendo anche gli elementi più ordinari. Io cito nel libro che non è un caso che Amazon e Google a fine aprile abbiano cambiato, riprogrammato i loro algoritmi di profilazione dei consumatori, perché i consumatori erano cambiati. E loro hanno colto quell'elemento per innestare un processo
Per cui sulla base di quei dati, guardate bene, esclusivi, cioè li hanno solo loro in quella dimensione, in quella ricchezza, con quella capillarità, sono stati in grado di aprire milioni, decine di milioni di canali diretti, unidirezionali, per parlare ad ogni singolo consumatore. Questo è il tema. Allora la domanda è oggi, ad esempio, cosa sta succedendo quando stiamo inseguendo i positivi rispetto a marzo? Che cosa è cambiato nella capacità delle istituzioni nazionali e locali di calcolare l'innesto non tanto dell'emergenza negli ospedali, perché quello basta un po' vista a capire se il San Camillo c'è per fatto bene, ma l'innesto dei focolai di incubazione del virus, perché la partita si gioca là, il virus va anticipato, non può essere inseguito. Allora è possibile farlo? Sì, è possibile farlo. Il New York Times una settimana fa è uscito con un reportage in cui si spiega che ad Harvard hanno elaborato un algoritmo che localizza i rischi di incubazione di focolai di contagio e lo fa sulla base dei dati di Google, Facebook e Twitter, perché quelli sono i dati inconsapevoli, emozionali e sinceri, si dice tra virgolette. Allora il tema è: ma quanti morti ci vogliono perché questi dati siano pubblici? Quanta gente deve morire perché gli istituzioni possano correre alla velocità di Google e Facebook, almeno per salvarci la vita? Ma non solo questo, la domanda che faccio alla platea è: ma che deve accadere perché il sistema commerciale o dei consumatori di un paese possa almeno ambire di avere la stessa simmetria rispetto alle informazioni che ha chi sta lucrando a livello globale su questi dati? Andate a vedere cosa è successo in borsa in questi 6 mesi. 6 mesi di economia travolta, drammatica, eppure c'è chi è arrivato a 2.000 miliardi di capitalizzazione. Provate a scrivere 2.000 miliardi, guardate quanti zeri ci sono. Ecco, ma la tua idea è che diciamo così, questi dati vadano espropriati alle big tech, oppure in che modo dovrebbero cederli loro ai governi o ai cittadini? Io penso, lo diceva Enrica, che questi dati possano essere condivisi. Ma io ti faccio la battuta più elementare: ma quando un comune concede una licenza a chi affitta monopattini, macchine e biciclette, quei dati dove vanno? I dati della mobilità, della georeferenziazione, che riguardano 40.000 persone al giorno che si muovono. Riguardano o no una comunità? Potrebbe concorrere a fare un piano regolatore della mobilità, del commercio, della residenzialità? Questo è un esempio. Airbnb, Uber, che cosa fanno se non leggere in anticipo come vive una città? Londra, il sindaco di Londra, che non è certo il sindaco di Shanghai, cioè non è uno preso da un sovietismo totalitario, eppure a febbraio, a 2 settimane dall'esplosione del virus, ha posto un problema a Uber, ha detto: i dati sono nostri. Gli ha dato 6 ore di tempo per condividere i dati con la città, pena che li avrebbe arrestati. Ecco, io credo che, senza arrestare nessuno per ora, si debba procedere in questa direzione. Le città, le università, le categorie professionali, i consumatori, le grandi aziende nazionali, peraltro, debbano porre il problema di condividere questi dati, di creare un regime. Così come va per l'economia, ma noi lo sappiamo, perché i fatturati devono essere pubblici? E non erano pubblici fino all'inizio del secolo, sarebbe stato più semplicità chiedere a un'azienda di rendere pubblico il suo bilancio, oggi è una banalità. Ecco, io credo siamo su quella strada. Ma secondo te, a questo punto,
chi ha uno schema previsionale migliore sull'espansione della pandemia, dati anche i fattori che abbiamo che potrebbero cambiare qualora si trovasse una cura o un vaccino? Ce l'hanno più i fisici come Barabasi e Bespignani, o ce l'hanno più quindi le università e la ricerca, oppure ce l'hanno più le big tech? Cioè, le big tech secondo te hanno in questo momento un'idea chiara dell'espansione della pandemia, più chiara diciamo delle università? Io credo che chi ha i dati minuto per minuto di 4 miliardi di persone che si scambiano ogni sussulto emotivo e soprattutto ha una potenza di calcolo, e tu lo sai perché ce l'hai raccontata tu, una potenza di calcolo in grado di estrarre da questi dati segnali impensabili fino a solo 5 anni fa. Pensiamo a tutta la parte emozionale, il sentiment che viene ricavato. Ebbene, abbiamo da qualche parte, ci sono degli archivi in grado di dirci dove e come si sta innestando questi processi, che sono gli stessi archivi che vengono venduti da tutta la vita per fare in modo che l'azienda possa parlare esattamente con quel bambino, con quella mamma, con quel consumatore che sta maturando quel desiderio. Esattamente Google AdSense ci ha spiegato come si fa. Allora la battuta è: facciamo un Google AdSense della sanità. Si può fare un algoritmo, un sistema che concorre, io non dico che sia, ma che concorre, così come sul versante pubblicitario, a mappare sentimenti, desideri, azioni, bisogni, necessità, probabilmente anche sintomi e reazioni. Ecco, io credo che questo sia venuto fuori con la pandemia, altrimenti noi giocheremmo a ricattino con me. Oggi il virus ci ha dimostrato che è cambiato proprio, non ce l'abbiamo alle spalle, non ce l'abbiamo più da fare. Noi vediamo, rispetto alle zone rosse, noi adesso abbiamo ogni contagiato alle nostre spalle. Come fate? Come possiamo fare? Allora, la linea, l'unica linea, è un contact tracing, ma reale. Allora, la domanda è, ma perché le istituzioni pubbliche non possono usare il GPS che Google usa ogni istante per vendere al Comune di Roma i dati sulla mobilità dei mezzi pubblici? Come fa Google a vendere e a dirci quante persone salgono sul tram numero 8 alle 9 e 22 del venerdì mattina? Come fa? Con il GPS. E perché quello non può vendere e io non posso, il mio sistema sanitario non può avvalersi di questi dati? Allora, qui c'è una battaglia istituzionale, c'è una battaglia culturale evidente, perché c'è una resistenza per cui lo Stato non può fare quello che fa, che facciamo fare lui. E poi c'è anche una battaglia economica, ripeto, c'è una asimmetria dei poteri. C'è una situazione in cui, ma persino i giganti nazionali, la grande distribuzione, fa fatica a inseguire questi movimenti, gli costa troppo capire come cambiano le intenzioni d'acquisto. Ma voi immaginate lo smart working, come sta cambiando la mappa dei consumi nelle città, come sta cambiando il potere immobiliare catastale delle città e come questa cosa sta riclassificando i sistemi. Banalmente i bar di certi quartieri chiudono e in altri quartieri si trovano super affollati. Allora, questo fenomeno implica una condivisione delle informazioni, ma anche degli algoritmi, perché Enrica lo spiegava, quegli algoritmi mi devono dire, però con una in maniera bilanciata, l'algoritmo che valuta i tempi di sopravvivenza, siamo a questo, nei ricoveri ospedalieri, e dà un codice a malati
rispetto ai tempi di sopravvivenza, ma io voglio aprirlo e capire come parla o come dice Enrica, devo accorgermene solo dopo che qualcosa è squilibrato. Allora ci deve essere un metodo preventivo di chiunque sia l'argomento, anche se forse mio. Ogni potenza di calcolo deve essere trasparente, condivisa e negoziata. Oh, Enrica Maturo, in questa occasione, diciamo, ed è citato insomma, più volte, diciamo, l'esempio e il funzionamento delle app di tracciamento, le tracciare le relazioni dei gruppi è fondamentale. Ma il fatto di aver scaricato l'app Immuni con un sistema che insomma è più sicuro che ci sia, eccetera, eccetera, potrebbe aprire il varco, un po' come il cavallo di Troia, ad un tracciamento delle relazioni permanente da parte di, per esempio, Apple, o insieme Apple e Google, ovviamente. Cioè, tracciare e digitalizzare le relazioni fisiche, che è l'ultimo miglio che ancora non avevano fatto le big tech, è un'altra delle operazioni che sono altri dati e ricchezza che noi stiamo regalando in qualche modo a queste aziende, anche se loro dicono che poi questa tracciabilità e questa digitalizzazione delle relazioni fisiche smetterà alla fine della pandemia, a parte con i continui aggiornamenti che fanno e già stanno cominciando a fare dei sistemi operativi, ma poi in futuro con lo spauracchio di altre pandemie, a mio avviso, e non solo mio, da aggiornamento a aggiornamento diventerà invece permanente. Cosa cambia nel tracciamento e la digitalizzazione delle relazioni fisiche rispetto a tutto quello che già abbiamo, che ci ha già detto Michele, con invece i dati dei comportamenti online? Ma prima di rispondere a questo volevo un attimo fare una piccola aggiunta alla cosa che diceva prima Michele nel rispondere alla domanda, ma in fondo chi è che prevede meglio, gli studiosi fisici o le piattaforme? In realtà se le due cose potessero andare insieme avremmo una risposta precisa ai nostri problemi, perché i fisici... E al momento invece chi c'è secondo lei più potere? Cioè, no, chi è? Il punto è che i fisici o gli studiosi fanno dei modelli, ma sono dei modelli astratti, perché poi alla fine non hanno i dati sul comportamento effettivo delle persone e quindi sono abbastanza in astratto, mentre dall'altra parte Google, insomma le piattaforme hanno i dati reali del comportamento, quindi se si riuscì... Però io su questo reali, però io vorrei appunto farle un'ulteriore domanda, proprio perché appunto in quanto sociologa, cioè in realtà i comportamenti online, se effettivamente anche le big tech hanno in questo momento necessità di digitalizzare le relazioni e quindi di acquisire i comportamenti reali e non quelli dichiarati online, a parte l'utilizzo appunto della tracciabilità che possono avere attraverso altre app, e vuol dire che non corrispondono esattamente i comportamenti intendo online e i comportamenti reali. E quindi noi, dandogli la possibilità di tracciare i comportamenti reali e le aggregazioni dei gruppi, gli stiamo dando un infinito potere in più, e questo gap che ancora non hanno e che stanno colmando, quanto incide poi sulla realtà? Nel senso, sappiamo che gli algoritmi intercettano e anticipano i comportamenti molto meglio di quanto facessero le indagini statistiche prima, però... Quando volete aprite? Io ho perso la carfagna. Eccomi, mi sente? Sì, adesso sì. Forse senza la digitalizzazione dei comportamenti non è così aderente a ciò che accade realmente, mentre invece
Ma noi siamo proprio sicuri che non ce li abbiano già i dati sui comportamenti reali. Cioè, quando io penso alla geolocalizzazione, quando io penso che sul mio iPhone si possono ricostruire esattamente tutti gli spostamenti che io ho fatto nell'ultimo periodo, sinceramente penso che loro questi dati già li hanno, no? E allora mi chiedo, come si chiedeva prima Michele, perché l'Istat nello studio dei flussi turistici non li può usare questi dati di geolocalizzazione? Cioè, è ovvio che poi quello che manca, per esempio, all'Istat, se usasse la geolocalizzazione, è il perché dello spostamento, che so, le ragioni, eccetera, eccetera. Cosa che invece le big tech, le big five hanno, perché se tu metti insieme la geolocalizzazione con quello che poi le persone hanno dichiarato sui social, è molto facile ricostruire i comportamenti. Quindi io credo che loro in fondo questi dati non è una grande novità. Allora a me spaventa di più il fatto che loro li abbiano già, che non li abbia poi il Ministero della Salute. Quindi io dico, i dati ci sono, allora socializziamoli a tutti, spieghiamoli, spieghiamo a tutti come sono, come vengono presi, chi li utilizza, perché, e diamo la possibilità a tutti i soggetti di utilizzarli. Ovviamente questa è la guerra, è lì, perché sono gli algoritmi proprietari che le persone non vogliono, che le grandi corporation non vogliono cedere questo loro vantaggio, perché questo gli permette poi di avere dei ricavi enormi commercialmente. Ma io penso che non sia un passo in più, penso che loro già li abbiano. Allora io chiedo a Michele, Michele sia d'accordo su questo, insomma, cioè loro volendo ce li hanno tranquillamente. Quindi io volevo chiedere a Michele, qual è allora la formula regolatoria che potrebbe essere una formula di successo, che non vada a fare un esproprio proprietario tale per cui poi nessuno investe più nei paesi che l'hanno operato, e esempi come Barcellona, la città di Barcellona, Amsterdam, per cui praticamente la gestione dei dati è dei cittadini, eccetera, eccetera, perché poi di fatto questi che sono stati gli esperimenti pilota hanno fallito, perché la gente non capisce o perché proprio non funziona? Io credo che ci sia un limite forte da parte delle istituzioni. Intendiamoci che c'è anche un gioco singolare. Se io leggo, come ho letto l'altro giorno, che Cuba spende nel nostro paese 1 miliardo di euro in iniziative, tra virgolette, culturali, capisco che è ovviamente la carne debole. Perché capisco, tu sai cosa vuol dire se tutti gli 81 giornali che stanno sul mercato, tutti partecipano e vengono finanziati con i bandi di Google sull'innovazione. Che significa? Insomma, significa che c'è una certa timidezza, che uso un termine civile, nell'affrontare certi temi. Se vedo che tutte le iniziative culturali, festival, convegni, sono sponsorizzate dallo stesso soggetto, se vedo, e lo dico a Enrica, che le migliori università italiane si trovano volere o volare, costrette per campate a creare strutture cofinanziate, io capisco che qualcuno ha già capito come si fa. In più, quello che mi dice è vero, c'è una frammentazione, c'è una limitatezza, però insomma noi delle esperienze le abbiamo, ma insomma, adesso stiamo parlando dei vaccini, ma scusatemi, perché gli stati si impicciano dei vaccini e non si impicciano degli altri? Me lo spiegate qual è la differenza? Perché un farmaco deve essere validato in termini di sicurezza, ma non solo, anche di fattibilità economica? Io quando vado all'agenzia del farmaco devo mettere sul tavolo non solo il brevetto, anche il piano industriale e la strategia distributiva. E perché un algoritmo vale meno dell'aspirina come capacità?
di incidenza, di interferenza. Ecco, io penso che questo sia un elemento che è qualcosa che sta muovendo, e vediamo che parla, ce lo racconta nella sua trasmissione codice, direi uno, come in Europa ci siano livelli di consapevolezza che lentamente stanno maturando, lentamente. Qual è l'esempio che funziona in questo senso nel mondo? Per l'operazione che vi dicevo prima, insomma, Copenaghen per esempio ha da un anno uno spazio pubblico di scambio dati. Cosa vuol dire? Non che vengono espropriati, perché Copenaghen non è il Soviet di San Pietroburgo, ma semplicemente che Google, Facebook, Twitter e anche aziende locali rendono tracciabili e rilevabili le masse di dati che vengono scambiate. Guardate, il problema del dato, da come ho capito io, non è l'estrazione. Quando noi leggiamo questo sito tra i cookie e noi autorizziamo, quella è la fase più nota. Il problema dei dati è la combinazione di dati con altri dati, cioè quando il dato cammina. Allora quello non l'ha autorizzato mai nessuno, non c'è mai un ok da parte nostra, tu puoi usare i miei dati combinandoli con gli altri, non c'è. Allora quella è la materia che va cacciata, esattamente come presi, così come un positivo. Io devo sapere che sono entrato in contatto i dati con altri dati e qualcuno me ne deve rendere ragione pubblicamente. L'associazione dei consumatori, ma se non fa prezzo, non puoi farli, il presidente Vero e il Bianco è già un livello di consapevolezza adattato, ma se non fa questo, ma di che si occupa? Le aziende che trattano gli interscambi sociali, se non rendono consapevoli qui, la cooperazione, la grande distribuzione, ma di che si occupa? Allora, il tema è questo. Allora, scusa Barbara, io le tolgo la parola perché diamo adesso la parola ai nostri soci. Grazie per questa moderazione interessantissima. E adesso io darei la parola a Gianni Tacchetta, Ivo Ferrario di Centro Marca, poi si prepara Paolo Becco di Credit Pharma e Roberto Dascini di Aro. Avete 5 minuti, con 5 minuti si può dire tutto, Ivo, vai. Sentite? Sì. Mi sentite bene? Vai, parla bocciare. Ok, ma intanto grazie dell'invito, è molto interessante tutto quello che stiamo dicendo. Saluto Michele, che non vedo da quando ci siamo incontrati lo scorso anno a Milano in Porta Romana. Io cerco di essere breve perché le cose da dire sarebbero tante. La prima che dico è, stranamente stiamo utilizzando una piattaforma che, come ha scritto Aldo Bonomi, fino a febbraio di quest'anno non usava nessuno, era una piattaforma hackerabile o considerata addirittura pericolosa. Oggi questa piattaforma ha la capitalizzazione delle prime 7 compagnie del mondo messe insieme, no? Sembra che anche Aldo Bonomi ha segnalato questa cosa nell'articolo che è stato fatto in recensione sul Sole 24 Ore. Due cose di premessa che mi piacciono molto, che ho trovato nel libro. La prima è la domanda che si pone Michele, se la medicina sia uno strumento per l'uomo oppure se è diventato un apparato che include l'uomo nel suo funzionamento, no? Questa cosa degli algoritmi che danno le precedenze nelle rianimazioni, eccetera, trovo sia un elemento importantissimo da considerare, perché l'algoritmo non è neutrale. Ogni algoritmo nasce per soddisfare un certo tipo di obiettivo e di esigenza, però bisogna vedere l'obiettività con cui viene perseguito. Parafrasando un po' quello che scrive Michele, io dico che il digitale è percepito da tutti ancora oggi come uno strumento di libertà, di condivisione, di informazione, di acquisto, di vendita dei suoi utilizzatori, ma quanti utilizzatori sono consapevoli di quanto di fatto cedono informazioni, no? E qui c'è la famosa divisione tra i calcolanti e i calcolati, e io a seconda dei casi posso essere un calcolante quando magari ne faccio un uso professionale, ma anche un calcolato quando utilizzo lo strumento. Torniamo un po' a un problema che avevamo già affrontato, no?
Io penso che oggi non ci sia una chiara percezione del fatto che il digitale non è il luogo dell'informazione. L'informazione è contestualizzazione di un fenomeno e questo è il mestiere che fanno i giornalisti. Sicuramente la rete è il luogo di comunicazione, no? Dove c'è del dialogo e il valore è nella qualità della risposta, e la risposta per il mondo delle imprese, basata anche sull'elaborazione delle informazioni, dei dati, è un elemento di competitività, per cui chiunque oggi nella economia attuale fa uso di queste informazioni, ma non solo il mondo delle imprese, lo sta facendo il mondo delle associazioni di qualunque tipo, il mondo del sindacato, i partiti, le società di consulenza, scienziati, tutti oggi in qualche modo stanno lavorando su queste cose e lavorandoci alimentano queste grandi compagnie che hanno una posizione sicuramente di monopolio e una posizione anche di quasi di microstati, in cui il livello di democrazia o il livello di capacità di condizionamento che gli stati hanno nei loro confronti è effettivamente molto basso. Chiaramente se il dato è un elemento di competitività, nessuno vuole rinunciarci all'elaborazione, a tutte queste cose. Sì, ha ragione Michele, cioè c'è un tema di che fine fa il dato, l'aggregazione del dato diventa l'elemento fondamentale di analisi. Qui c'è il tema delle regole e della legalità, che è un tema francamente immenso, perché il tema della legalità nella competizione in particolare oggi è fortemente presente. Il rispetto delle regole è uno degli elementi mancanti in questa cosa. Aggiungo soltanto una cosa, che la mia sensazione è che ci sia stata proprio anche per effetto di Covid, una frattura tra una situazione in cui noi ieri eravamo in un sistema che consideravamo governabile, in qualche modo imprevedibile ma governabile, e dove comunque noi avremmo sempre determinato qualche tipo di iniziativa, di attività, di contrasto a un fenomeno pericoloso. Siamo in una fase in cui con Covid, ma anche con l'utilizzo dei big data, l'uomo non determina. In realtà è in una fase in cui sta subendo, e questo è l'elemento su cui bisognerà andare a lavorare, sia sul vaccino nel caso del Covid, ma anche su tutto il tema dell'utilizzo della tecnologia. Io mi fermerei qui per dare spazio ad altri. Sono stato nei 5 minuti, mi sembra. Grazie, Ivo. Ora la parola a Paolo Guetto, prego, parla. Paolo, Michele ti ha provocato in modo positivo, dicendo che un farmaco per andare sul mercato deve rispondere a tante esigenze, deve superare tante tappe, mentre un algoritmo no. Paolo, che dici di questo? Beh, dunque sì, sicuramente è vero, c'è una disparità di trattamento, diciamo, e molte delle regole che erano state, però è anche vero che appunto le regole che erano state fissate in precedenza cominciano a diventare superate o vanno comunque adeguate al nuovo contesto. Da parte mia volevo calare un po' queste le riconsiderazioni molto interessanti di Michele, che ha fatto Michele, e appunto sul piano più terra terra, diciamo così, dell'esperienza concreta che hanno vissuto le farmacie in questa fase. Però ci sono molti elementi di collegamento che secondo me sono interessanti, e partirei proprio da questo discorso dell'importanza dei dati. Da anni si parla, no, della necessità di disporre di dati sui consumi dei farmaci, sulle prestazioni erogate, eccetera, e tutto questo è stato portato avanti soprattutto con motivazioni di carattere amministrativo, no? Diciamo, la necessità di disporre dei dati era correlata all'esigenza di tenere sotto controllo la spesa sanitaria, la spesa per farmaci, più che per attivare poi eventualmente interventi di carattere sanitario. Le stesse farmacie dagli anni 90 trasmettono tutti i dati delle ricette farmaceutiche soprattutto al Ministero dell'Economia, poi più che altro, che ne fa, poi non so appunto che uso ne faccia, però diciamo la finalità era quella del controllo amministrativo, le esenzioni, il corretto, l'appropriatezza delle prescrizioni, eccetera. In questi anni poi invece si sta affermando un'altra esigenza, che è quella invece del controllo, diciamo, sanitario.
Cioè, se si diffondono le malattie croniche, tanta gente ormai ha una o più patologie croniche, poi gli anziani soprattutto, ma sappiamo che queste persone i farmaci poi non li assumono correttamente, non li assumono quando li devono assumere, ne assumono meno, e quindi questo determina una problematica di salute, ma anche economica. Se non ti curi, ti devi ricoverare, e quindi questo aumenta i costi per il Servizio Sanitario Nazionale. Sappiamo in questa fase come anche sia particolarmente importante evitare il ricorso alle strutture ospedaliere. Quindi adesso si sta diffondendo questo concetto dell'aderenza a terapia, cioè si punta a monitorare il paziente per verificare che assuma correttamente i farmaci. E questo lo fanno anche le aziende farmaceutiche, ovviamente lo fanno nell'ottica di far aumentare i consumi di farmaci, cioè se un paziente è aderente, usa tutti i farmaci che deve usare, ovviamente ne consuma di più, e quindi questo è un interesse anche economico. Dall'altra parte però c'è un interesse anche della parte pubblica, appunto, di mantenere i cittadini in salute e di ridurre le spese ospedaliere. E qui quindi il tema è quello del fascicolo sanitario elettronico. Qui ci colleghiamo appunto un po' al discorso di disporre di dati che siano gestiti dalla parte pubblica, cioè se siano gestiti dalle autorità sanitarie. Fascicolo sanitario elettronico consentirebbe di sapere i farmaci che il paziente assume, le prestazioni diagnostiche che il paziente fa, e quindi consentirebbe di tenere sotto controllo anche il paziente nei suoi spostamenti, nei suoi accessi alle cure, nel consumo di integratori anche, quindi non solo di farmaci. E quindi questo mi sembra anche un elemento importante per riportare il discorso a una banca dati sanitaria che sia controllata sotto il controllo della pubblica amministrazione. Quindi questo è uno dei temi. L'altro tema è quello della dematerializzazione, no? Quindi in questi mesi abbiamo assistito a una dematerializzazione dei rapporti alla fine, no? Perché ci vediamo online, non ci vediamo più fisicamente, tante cose che prima si facevano fisicamente si fanno online. C'è stata proprio un'accelerazione in questo senso. Anche nel campo del farmaco si è passata alla ricetta completamente dematerializzata, cioè il medico manda al cittadino un codice su WhatsApp, per email, e con quel codice in farmacia il cittadino ottiene il farmaco. Quindi non c'è più bisogno neanche del pezzetto di carta bianca, quel promemoria cartaceo che prima i medici danno. E poi in più si parla anche di potenziamento della telemedicina, quindi di un controllo a distanza dei pazienti, soprattutto nelle aree disagiate, eccetera. Però non si pone anche qui il rischio di una dematerializzazione poi del rapporto tra cittadino e strutture intermedie, medici e strutture sanitarie? Cioè questa esigenza di tenere lontano il cittadino rischia un po' di privarlo poi dell'assistenza. Diciamo che in questa fase forse le farmacie hanno un po' sopperito, essendo sempre accessibili, a questa difficoltà. E proprio nelle farmacie noi abbiamo visto come questo bisogno di un rapporto fisico, di un contatto, di uno scambio fisico di informazioni sia stato molto importante. Cioè appunto non dobbiamo andare verso, è vero che ci sono molti vantaggi nella dematerializzazione, però secondo me non dobbiamo perdere di vista, compatibilmente con le misure di sicurezza, la necessità di un rapporto, di un contatto, di uno scambio di informazioni, di una possibilità di verificare le informazioni che ci vengono date su internet, eccetera, anche con i professionisti, cioè con la fase di intermedia che media appunto il rapporto tra il singolo cittadino e la salute. Poi ci sarebbero altre cose, però non voglio dilungarmi troppo. Anche il rapporto tra livello centrale e livello regionale secondo me è un tema importante in questa fase. Anche Michele lo accenna nel libro, e i comportamenti diversificati a livello territoriale sicuramente non hanno facilitato l'approccio alla pandemia. E anche appunto i diversi modelli organizzativi, come ha detto Michele, nei vari territori hanno dimostrato che non tutti i modelli sono equivalenti poi nell'affrontare la pandemia e quindi le emergenze. E quindi di qui la necessità di puntare proprio sull'assistenza fisica, sull'assistenza sul territorio, i medici, le farmacie, i presidi di prevenzione. Grazie. Grazie Paolo. Adesso diamo la parola a Roberto Cascini, presidente ATO. Roberto, Michele ci ha provocato e ha detto: che fanno le associazioni se non si occupano anche di queste cose? Poi darei la parola a Carlo Buzzarelli di Quelle di Istituzione, a cui do il benvenuto e che da oggi rappresenta Quelle di Istituzione al Consiglio d'Accordo. Grazie.
un saluto anche a Stefano Cristo che è andato in sessione e però sta girando il mondo per l'uomo, ha detto che è montato una cosa un modo. Roberto? Sì, si sente? Vai, si vai. Sente? Sì. Grazie per questa bella iniziativa, devo dire che ho trovato estremamente interessante il libro. Ecco, per venire diciamo alla domanda che ha posto Sergio, alla sua provocazione, ecco, confesso, devo dire che almeno dal mio punto di vista le associazioni dei consumatori sono di fronte a questi temi largamente inadeguate, nel senso che percepiscono ovviamente queste difficoltà, cioè questa presenza invasiva che condiziona anche i governi e gli stati di queste quattro soggetti, Apple, Amazon, Facebook e Google, ma come diciamo non riescono gli stati ancora a trovare diciamo un percorso per cercare di condizionare e comunque di rendere più trasparenti e negoziare questi algoritmi, e così a maggior ragione evidentemente le organizzazioni e le associazioni che si sono comportate di fronte a questa pandemia, devo dire anche in alcuni casi per un eccesso diciamo di difesa della privacy, hanno contrastato anche quelle iniziative che erano state messe in campo. Mi riferisco ad esempio ad Immuni, che non è decollata, che sostanzialmente oggi raccoglie 8 milioni di soggetti che l'hanno scaricata a fronte di 44 milioni e che non ha funzionato, proprio perché con la rinuncia a localizzare i possibili contagiati con il GPS per non violare per un malinteso senso la privacy che già è stata abbondantemente, come viene ricordato in più passi del libro, svenduta sia a Google che a Apple. Ecco, questa cosa diciamo è clamorosa. Leggevo poco fa una notizia che da quando è stata scaricata sono stati individuati solo 499 casi di positività, più che altro proprio perché diciamo, non funziona tecnicamente e oltretutto si è anche constatato che è un meccanismo talmente farraginoso per cui da un lato prevalgono le bugie dei contagiati e molto spesso anche le amnesie delle ASL. Quindi sotto questo aspetto credo che dovremmo essere più aperti. Sono senz'altro d'accordo sulla riappropriazione da parte dello Stato di un ruolo, soprattutto in quello che è il settore della sanità pubblica. Immagino e penso che in prospettiva, per contrastare questa deriva, ormai è acclarato, c'è stata anche di recente l'indagine, lo strapotere appunto dei GAFA che sono di fatto dei monopoli digitali, per contrastare questo fenomeno credo che le piccole associazioni dei consumatori possono fare semplicemente quello che in parte fanno ma certamente andrebbe intensificato, e cioè accrescere innanzitutto le competenze digitali evidentemente della popolazione, dare in questo senso delle indicazioni, soprattutto sviluppare il pensiero critico. C'è una scuola che per tanti anni si è basata molto anche su un pensiero molto conformista e via di seguito. Credo che il compito anche dei corpi intermedi è quello di alimentare appunto anche e soprattutto un pensiero critico che possa dare gli strumenti ai singoli cittadini appunto per contrastare questi fenomeni e per non farsi condizionare appunto dagli algoritmi. Poi trovo estremamente interessante, ecco, e condivido al 100% l'esigenza che altri soggetti, le città, le professioni,
i corpi intermedi in senso lato, i centri di ricerca e dell'università possano ovviamente avviare un discorso comune, e qui ci metto anche le associazioni dei consumatori, per rendere, come è stato detto, più trasparente, condivisibile ovviamente e negoziabile soprattutto questi meccanismi. Grazie. Grazie Roberto, adesso la parola a Carlo Buttarelli per l'istituzione, poi ti prepari Ovidio Martaglioni, Movimento Consumatori, e Patrizia Modesti Terra. Buongiorno a tutti anche da parte mia, diciamo è la prima occasione che ho di partecipare a questo Consumer Forum, dove partecipa il collega Stefano Crippa, che come è stato detto si sta dedicando ad altro, è andato in pensione, quindi insomma avrà una vita sicuramente lunga e piacevole in questo contesto. Io non ho avuto occasione di leggere ancora il libro, lo farò senz'altro a breve. Diciamo che il dibattito è estremamente interessante, estremamente anche attuale. Credo che in questa fase della pandemia la grande istituzione moderna, che da molto tempo utilizza alcuni elementi, no? Raccoglie alcuni elementi ovviamente sui comportamenti di consumo dei clienti che sono, come dire, concedono questa disponibilità per poter migliorare il servizio e poter creare delle opportunità. È chiaro che ci sono tante criticità e sono state ben delineate, soprattutto rispetto anche all'utilizzo della combinazione di molti dati che le big tech possono in qualche modo hanno come disponibilità. Si è parlato molto, no, in questo dibattito, insomma, di quello che è il ruolo del pubblico rispetto al privato, e io pongo anche una domanda a questo consesso: se effettivamente sono più mancanze nell'area del pubblico rispetto a questo, diciamo, ritardo che il pubblico ha nel poter avere accesso a questi dati o in qualche modo poterli pretendere o anche poterli gestire, rispetto a quello che il privato fino ad oggi ha fatto, che sono anche comunque investimenti tecnologici, sono stati tutta una serie anche di, diciamo così, di elementi che hanno in qualche modo, in modo anche molto significativo, l'abbiamo visto in questo momento di questa crisi pandemica, anche sostenuto e aiutato tanti consumatori. Parlando del nostro settore, faccio riferimento per esempio a quello che è stato il grandissimo utilizzo in termini di servizio della parte dell'e-commerce, della parte della gestione digitale anche degli ingressi nei supermercati, quando c'era ovviamente la necessità di rallentare questi flussi proprio per una tutela anche sanitaria e quant'altro. Quindi vedo sinceramente un grande ritardo nel sistema pubblico, un eccesso di burocrazia nell'affrontare queste tematiche, laddove il privato indubbiamente all'interno di regole che forse non sono ancora adeguate rispetto anche alla gestione di questo fa la sua parte, anche rispetto a elevatissimi investimenti in questo senso. Ecco, mi fermerei qua, mi riservo magari in un'altra occasione di essere più puntuale sulle considerazioni relativamente al nostro mondo istituzionale. Grazie Carlo, abbiamo ancora 4 interventi, poi darei la parola, se vogliono replicare veramente, a Barbara Castagna, che è Federica Maturo, e la chiusura la vorrei fare a Michele, che può rispondere e può dire quello che voglio dire. Ora la parola a Ovidio Martaglioni, Movimento Consumatori. Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie davvero a Michele, ma non sono formali questi ringraziamenti, a Michele, alla professoressa Maturo e a Consumers Forum, alla giornalista Barbara Caffagna, è stata così attenta nel porre domande e portare argomenti che escono fuori con vivacità. C'è stata una provocazione molto interessante e molto bella da parte della professoressa Maturo, e ha richiamato l'intermediazione sociale, che è quello che veramente io porterei come elemento centrale per l'associazione dei consumatori innanzitutto.
perché l'associazione dei consumatori, a parte il ruolo istituzionale dato da una legge, dal codice del consumo, del proprio ruolo di rappresentante dei consumatori, ma soprattutto quello che è invece socialmente il lavoro che fa l'associazione dei consumatori. E in questo momento la politica, ma soprattutto l'uso degli algoritmi, stanno completamente tagliando fuori. Ed ecco, in questo momento forse il libro di Michele entra proprio a gamba tesa su un tema che è poco dibattuto all'interno delle associazioni, cioè quale ruolo sarà in futuro dedicato alle associazioni, a ciò che noi rappresentiamo, sia nel mondo, ripeto, istituzionale, pubblico, ma sia anche privatamente nei rapporti con i singoli consumatori e con le assistenze che diamo, soprattutto le tutele che diamo. Tutele che sono saltate completamente, parte per questa questione del Covid, che Michele ha fatto una simpatica correlazione fra le uniche due cose che in questo momento stanno in tutto il mondo, il virus e la rete. Allora noi nel virus spero c'entriamo poco, ma nella rete sicuramente dobbiamo entrarci molto e prendere finalmente quel ruolo che 20 anni fa, 30 anni fa era stata data in maniera coerente con tutta l'evoluzione, che allora sia il diritto che la tutela dei consumatori entrava direttamente nella società italiana. Qual è il punto importante? Mi è sembrato da sottolineare nel libro di Michele questa capacità e questa voglia anche da parte di queste forze sociali di rientrare nella negoziazione degli algoritmi, che può essere principalmente da parte del pubblico, ma anche da quelle che sono le forze intermedie che fanno da cuscinetto fra gli interventi pubblici e il cittadino e il singolo cittadino. E sono d'accordo con lui quando non dobbiamo parlare di luddismo, cioè nessuno vuole incendiare la digitalizzazione, ma dobbiamo governare. E il governo passa attraverso quei corpi intermedi che molte forze politiche hanno fatto di tutto per cancellare. Io non posso non dimenticare che la forza attualmente al governo parla esattamente di una cancellazione dei corpi intermedi, di una diretta negoziazione fra, poi voglio sapere con quali strumenti, fra il privato, il consumatore, l'utente e eventualmente il grande gruppo che utilizza algoritmi. E concludo per sapere davvero qual è il vostro pensiero, perché non è solo dato a Michele ma anche alla professoressa Maturo, che mi sembra che l'abbia sottolineato forte, qual è il ruolo delle forze intermedie, degli gruppi intermedi sociali che non sono semplicemente istituzionali, lo ripeto perché molte volte si è perso. Cioè abbiamo un ruolo, siamo al CNCU, siamo di fronte al governo, sì, ma il nostro ruolo è quello di essere l'intermediazione, che si è persa fortemente e si sta sempre più perdendo quando questa vita sociale bloccata dal Covid ha ridotto ancora di più questo ruolo delle associazioni dei consumatori. Quindi raccolgo la provocazione e rilancio la palla nel vostro campo. Grazie. Grazie Guido. Patrizia Modesti, Tim, Meleco, alza la voce Patrizia, che è il primo video di sentire la voce. Pronto, Patrizia Modesti, Tim. Mi sentite? Ora sì. Bene, allora anch'io mi associo, ringrazio moltissimo Michele e anche Sergio, insomma, dell'invito e della possibilità di partecipare direttamente, perché poi credo che il valore sia parlarne, sia affrontare i problemi e sia essere tutti attorno a un tavolo e puntare poi a delle soluzioni anche, perché i problemi ci sono tanti. E la tecnologia ormai è pervasiva, quindi ci sta abbracciando e quello che viene fuori, che emerge, è che siamo ancora alieni rispetto a questa tematica. Io devo dire che gli spunti che poi ho insomma, tra me e me condensato riguardano poi tre aspetti fondamentali. C'è un tema di conoscenza, c'è un tema quindi di trasparenza che è molto importante, c'è un tema di
di competenza, c'è un tema di sicurezza, che ovviamente sono fondamentali e devono andare a braccetto, perché quando si parla di tecnologia si parla anche di diffusione, ma anche di vulnerabilità, e quindi di tutta una serie di aspetti che ovviamente sono ancora da esplorare innanzitutto, e poi trovare insomma delle soluzioni su cui tutelarci. Io porto, diciamo, in qualche modo un po' l'esperienza che TIM e che la nostra azienda poi in questo momento sta portando avanti su questo fronte. Sul fronte delle competenze, TIM ha sentito proprio la necessità di collaborazione. Noi proprio in quest'ultimo periodo stiamo cercando di portare a bordo le competenze, l'expertise anche delle associazioni dei consumatori, su cui stiamo insomma lavorando moltissimo proprio nell'ambito di un programma che TIM ha avviato sul mondo delle competenze digitali, perché esiste appunto un divario fortissimo, un divario digitale molto elevato. Gli ultimi rapporti del DESI mettono proprio in evidenza come in Italia questo sia un aspetto fondamentale, perché poco più del 22% poi di fatto ha delle conoscenze un attimino più alte di quelle basiche, e i numeri rispetto anche alla comunità europea sono molto 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 bassi, siamo all'ultimo posto come capitale umano, quindi nasce proprio la necessità di convergere e di fare gruppo, di fare coesione. Come, ecco, io faccio un parallelismo rispetto ai dati che da soli ci dicono poco e sono in grado di esternare dei segnali, ma non nella totalità, quindi hanno bisogno di aggregarsi ai segnali più deboli, che possono essere quelli territoriali, quelli dei consumatori, per poter avere poi in qualche modo delle strategie, costruire delle strategie che possano essere attenute. Allo stesso modo c'è la necessità di aggregarci tra di noi, quindi le imprese, le associazioni e le istituzioni, che devono essere ovviamente sensibilizzate. Noi lo stiamo facendo ovviamente per quanto riguarda la rete unica, quindi stiamo cercando in qualche modo di avere veramente degli aiuti e il loro supporto. Però, ecco, questo in generale, uscendo adesso dall'esperienza TIM, credo che sia un aspetto fondamentale quello proprio di creare un nuovo modello su cui lavorare insieme, su cui creare appunto una collaborazione. Non è più il momento di farci la guerra, associazioni, imprese, ma di creare il modo per andare in un'unica, seguire un'unica strategia, che ovviamente non può prescindere dal tema della conoscenza, e quindi la possibilità di fare divulgazione in tutti i modi. Noi lo stiamo facendo a livello digitale con l'impostazione di webinar sulla sicurezza, su tutti i rischi ovviamente dei segmenti più fragili o più esposti, il tema della genitorialità, il tema ovviamente dei device che possono offrire rischi per problemi legati proprio alla sottrazione di dati sensibili. Oggi viaggiamo con i nostri cellulari, che ovviamente condensano tutta una serie di informazioni e che ovviamente, comprese le app, hanno tutta una serie di dati che potrebbero anche uscire fuori mano. Quindi sono tutti aspetti che fanno parte, poi che hanno un'unica chiave di lettura, che è quella di questo salto di paradigma, di salto d'epoca in cui ci troviamo e stiamo vivendo, e dobbiamo, ecco, andare un po' all'unisono. Questo è un po' un messaggio, e credo anche sia importante costruire proprio un modello nuovo di cultura per tutte le realtà che devono necessariamente collaborare. Ecco, questo è un po' lo spunto che mi sentivo di offrire, ognuno nel suo piccolo capire anche come, così insomma. Per cui ancora grazie dell'opportunità. Grazie Patrizia, e adesso Maurizio Annunziante, poi della Lega Consumatori, qui segretario dell'area consumatori, poi Rocco Lontano con i posti, e concludiamo con Mara Corra, presidente Consumatori e ex sindaco di Parma. Mi sentite? Mi sentite? Sì. Mi sentite? Oh, mi sentite?
Ringrazio i relatori di questo interessantissimo convegno e in particolare Michele che da tempo collabora vicino a Consumo Informe. Diciamo due brevi chiose, quello che è stato detto. A mio avviso i problemi sollevati, che poi presentano molte articolazioni, perché ovviamente una cosa, anche se sono strettamente connesse, e sono le problematiche dei big data, una cosa sono anche quelli dell'algoritmo, ovviamente c'entrano molto quei big data, ma vanno anche al di là, fino ad arrivare poi alla frontiera dell'intelligenza artificiale, che è strettamente legata al sistema degli algoritmi. Quindi di fronte a queste problematiche io penso che una cosa molto importante è l'approccio multidisciplinare. L'analisi sociologica che è stata fatta fino adesso è meritoria ed è il presupposto base, perché anzitutto l'osservazione e la comprensione del fenomeno sociale è decisiva. Ma ovviamente accanto a questo c'è l'aspetto tecnologico che anche Patrizia adesso sollevava ultimamente, quindi anche avere gli strumenti tecnologici continui per capire nel profondo quelle che sono le problematiche in atto. E poi, a mio avviso, e lo dico non fosse altro che per deformazione professionale, uno dei problemi più importanti è l'approccio giuridico, perché oggi c'è proprio una difficoltà di inquadramento e di risposta dal punto di vista giuridico a questi fenomeni, e la volontà politica di intervento rimane una volontà astratta se non si concretizza poi in norme, perché l'autorità politica esprime i suoi comandi attraverso un approccio normativo. E io penso che su questo c'è una grande ritardo, anzitutto perché c'è, come dire, un non chiaro, c'è una divaricazione di sottofondo, voglio dire, che poi non ha senso, tra un approccio pubblicistico e un approccio privatistico. Cioè l'approccio pubblicistico, che è quello appunto dell'intervento autoritario da parte, dell'autorità pubblica, e un approccio privatistico che in realtà tende di inquadrare questi aspetti da un punto di vista di quelle che sono le categorie classiche dell'autotutela dei privati. Ora, a mio avviso, è sbagliata una separazione, una divaricazione. Guardate, da poco è stato pubblicato un bellissimo studio del professore Ruffolo che parla proprio delle risposte giuridiche da dare a questi temi, anche all'algoritmo proprio. E ovviamente emerge anche una grossa difficoltà, insomma non voglio deviare, ma vi dico che ovviamente lui per esempio dà una risposta in cui inquadra, alla fine pone a fondamento la responsabilità del produttore, di chi ha elaborato all'inizio, a monte l'algoritmo. Anche nel caso in cui l'algoritmo si autoreplica, va avanti da solo e si estende per una serie di complessi, anche giuridici, che lui fa, partendo addirittura dal diritto romano, inquadra la responsabilità del produttore e la inquadra come responsabilità aquileana, come responsabilità extracontrattuale. E da questo poi individua anche la responsabilità e l'interlocutore dei consumatori, perché poi molto spesso il problema è anche i consumatori e le associazioni. Chi è il loro interlocutore da un punto di vista politico ma anche giuridico? La maggior parte delle cause che fanno le associazioni dei consumatori per la tutela anche concreta è un punto di vista che non sbagliano a individuare la carenza di legittimazione passiva e soggetto nei cui confronti vanno. Allora, e questo poi c'è anche tutta una serie di altri problemi. Allora, in definitiva, io ritengo che questi problemi vadano affrontati secondo un approccio interdisciplinare, che il livello politico di interlocuzione inevitabilmente non può che essere quello europeo, perché l'esperienza ha dimostrato che la capacità di interlocuzione più forte nei confronti degli over the top
è avvenuta quando ci sono state delle regole europee, non fosse altro che per una forza contrattuale. Quindi queste osservazioni, sia noi come associazioni, come movimenti, come soggetti, ma anche l'intera nostra struttura statale dovrebbe avere la forza e la capacità di portarli anche a livello europeo. Più modestamente, io penso che qui a livello locale sarebbe importante fare un osservatorio permanente interdisciplinare, in cui ovviamente le associazioni dei consumatori abbiano un ruolo importante, però insieme all'università, ai soggetti, ai tecnici che possono dare quel know-how nelle varie discipline da mettere in comunione assieme, che è il presupposto per monitorare e interloquire sull'evoluzione continua e le problematiche digitali. E in modo tale poi nell'ambito di questo osservatorio, e finisco, il discorso che faceva anche Ovidio di una negoziazione, di un ruolo delle associazioni, ma io accanto a questo ruolo di negoziazione io riprendo quello che diceva Patrizia, il discorso anche dell'educazione al digitale, che è compito delle associazioni, un compito perché la maggior parte delle persone non sa questi temi di cui parliamo, e quindi la scuola non è totalmente assente in relazione al digitale, e quindi è inevitabile il ruolo di supplenza dei corpi intermedi. Grazie Maurizio, ora la parola a Romolo Giacomi Poste. Romolo? Allora, la parola a Mara Colonna, Confconsumatori. Mi sentite? Sì, parla la voce alta, Mara. Ok. Io ringrazio il professor Mezza e con lui e per lui anche tutte le collaboratrici che abbiamo visto, la dottoressa Carfagna, la dottoressa Maturo. Non ho fatto in tempo, l'ho solo assaggiato, professore, il libro, ma devo dire che per quel poco che conosco ad oggi, quello che ci avete illustrato stamattina ci ha aperto un mondo che conosciamo molto poco e nel quale stiamo anche molto poco. Credo che abbiate tutti insieme fatto un elenco di convegni su diversi temi, perché sono materie così importanti e così da approfondire e così da fare, insomma, distribuire nella conoscenza delle persone, che occorre davvero ragionare su tante cose che avete oggi ricordato, accennato, che ci debba portare a uno studio vero e proprio, anche da parte nostra, di questa innovazione che ha preso la rincorsa dopo il Covid. Non che non ci fossero i problemi che lei enuncia anche prima, ma ce ne siamo resi conto enormemente, credo molto di più in questo momento. Allora, sono uscite diverse diciamo necessità che i singoli relatori hanno espresso, e che vanno dalla, per esempio, dall'evidenza che ci sono 80 e più giornali che si comportano in un certo modo. Un altro collega ci ha detto di quanto sia importante la legalità e il rispetto delle regole anche nel mondo della anche e soprattutto nel mondo della concorrenza commerciale. Paolo Betto che ci parlava della dematerializzazione che porterà a una mancanza di relazione umana, personale, fisica con le persone, una mancanza progressiva. La nostra inadeguatezza, diceva il collega Roberto Tascini, sicuramente è vero. Ecco, questi sono temi da affrontare tutti insieme, giustamente, alle istituzioni pubbliche e alla politica, quella maiuscola, tutta, non solo la P. Io credo che
ci siamo, che condividiamo questa necessità e questa necessità di andare in questa prospettiva e anche con urgenza. Quindi io mi auguro e spero che possiamo trovare e che possiamo fare un po' anche noi nel nostro piccolo da bulldozer, no, per spingere, che ne dicano le forze di governo che pensano che sarebbe meglio non avere corpi intermedi, perché spero che sbattano la testa e comunque noi non stiamo fermi ad aspettare che si radichino ancora di più queste idee, ma dico dobbiamo trovare il modo per essere quel piccolo bulldozer che spinge il nostro paese e attraverso il nostro paese anche l'Unione Europea perché vengano adottati il più presto possibile un quadro giuridico che consenta di andare nella direzione che oggi è stata delineata. Noi diamo tutta la nostra disponibilità, ringraziamo anche per queste opportunità intanto di conoscere di più, di approfondire determinati temi che, presi come siamo dalla quotidianità dell'assistenza e della consulenza, rischiamo di trascurare anche noi, ma abbiamo un ruolo importante, molto importante. Vi chiedo davvero e ringrazio molto Sergio Veroli e tutto il team di Consumer Forum per queste opportunità che ci date per dare anche più spessore, più elevare anche dal punto di vista politico generale la nostra azione, la nostra presenza nella società civile. Grazie. Grazie Mara, l'ultimo intervento provo a dare le poste. Ultimo e breve intervento della volontà. Che sembrava non esserci, quindi non so se è disconnesso, io non la vedo di nuovo, ma disconnesso. No, c'è, ma non c'è. È una... Allora, io concluderei dando prima la parola a Barbara Carpagna, ma qual è la domanda? Che cosa fa la televisione per aumentare questa consapevolezza? Perché non pensare, non so se già lo faccia, e io lo ricordo, un discorso proprio di formazione, di una serie di interventi in cui si possono mettere a confronto gli attori protagonisti, sia dal punto di vista tecnologico, sia politico, sia sociale, di queste cose, per porre i problemi che Michele ha posto con queste domande. Sarebbe una cosa di grande rilievo, perché è una sorta di education nuova su queste cose. Non dico come il maestro Mangi, ma qui c'è una parte della popolazione che queste cose proprio le ignora, non le capisce e le ignora. È quella parte di popolazione che tra un po' dovrà operare sostanzialmente su queste cose. Quando Michele ci ha spiegato come funzionava il discorso dei tipici, io non lo so, io sono uno normale, ma quella cosa che mi ha detto non la sapevo, non la sapevo, allora perché non proporre una cosa di questo tipo? Questo a Barbara. Poi a Michele, che concluderà, volevo che ci dicesse, tra le altre cose, due parole sulle prossime elezioni americane. Ora, l'altra volta Trump vinse le elezioni perché vinse nel Wisconsin e nei due stati lacustri, va bene, Michigan e Illinois. Nel Wisconsin vinse per 21.000 voti, poi dal punto di vista dei votanti reali, per 2 milioni in più votavano da Clinton. Che succede quando mancano 21.000, 30.000 voti? Come opera il digitale su queste cose? Come influenza il voto in un modo legale o meno legale? Grazie Michele. Ora la parola quindi a Barbara, se vuole dire qualcosa, se vuole rispondere, e poi a Michele. Grazie Barbara. Guarda, io proprio ieri notte, perché ho finito di lavorare all'una e qualcosa, ho mandato altre 3 proposte di programmi divulgativi a
ai nostri dirigenti, che comprendono un TG News solo sulle notizie digitali, un programma per Rai Yo-Yo o Rai Education sulla cittadinanza digitale per ragazzi e genitori, quindi diciamo un format per tutti e due, però ai giovani per insegnare i valori dell'analogico da portare in digitale nel cui sono nati, e viceversa i ragazzini spiegano ai genitori il mondo digitale in qualche modo, essendo la generazione di 30-40 anni l'ultima nata ad aver visto l'analogico, diciamo, rispetto a quelle successive. E poi gli ho proposto una serie televisiva addirittura, e ogni anno io faccio Codice, speciale TG1. Codice è un programma che va in onda però d'estate, in una calda notte d'estate, seppur su Rai 1 in seconda serata, speciale TG1 è l'unica cosa veramente che ha avuto un impatto sociale immediato, cioè al momento veramente mi sento di poter dire che gli speciali del TG1 che da 10 anni ormai faccio su questi argomenti hanno avuto un impatto soprattutto non solo per la formazione delle persone, insomma di minima consapevolezza, ma anche per la proposta di interlocutori validi, perché sennò saremmo finiti in Italia nel 10 anni fa non c'era proprio, su questo c'era Nova del Sole 24 Ore, non c'era neanche Corriere Innovazione forse, e diciamo aver imposto, proposto barra imposto alcuni personaggi ha mandato il dibattito in una certa direzione, quindi quello un impatto ce l'ha avuto proprio per il brand TG1. E poi ho fatto una rubrica che si chiama Infosfera, ancora prima degli speciali del TG1, dal 2011-2012, che andava in onda il sabato mattina alle 10.30, dentro il contenitore quello più familiare, quando i social non erano ancora così pervasivi, quindi anche quella ha avuto un minimo di significato di alfabetizzazione, però devo dire che sono rimaste tutte, tranne Andrea Fabiano che replicava dice, 3 volte anche il sabato pomeriggio, sono rimaste tutte orari e esperienze un po' ghettizzate nel palinsesto. Questo per mille ragioni che nel corso degli anni abbiamo esplorato, che vanno dalla stessa inconsapevolezza nonché paura dei dirigenti, perché ovviamente il digitale diminuisce, come stiamo vedendo adesso, il potere anche dei dirigenti televisivi, e quindi il cervello rettile dei dirigenti inconsciamente, diciamo così, abbatte il problema reputandolo minore fino a che non gli è scoppiato addosso, e adesso col Covid vedono chiaramente il crollo degli ascolti, perché la gente ormai ha proprio accesso alle piattaforme in maniera massiccia, ma anche invece c'è stata un'importanza appunto che ha avuto la centralità, che ha avuto specialmente Rai 1 durante questa emergenza, che ha riportato il pubblico in televisione. Io speravo che questo desse, come dire, il là al fatto che quest'anno in inverno ci sarebbe stato, non dico il mio programma che sarebbe naturale, ma come abbiamo visto già nel caso di Massarini, spesso la RAI fa queste operazioni per cui appena prende l'argomento e tu hai trattato lo dà a qualcun altro, ma è anche una cosa, insomma, così decidono i dirigenti, ma non c'è stato quasi nulla. Mistero, nel senso che io vado più o meno una volta a settimana al Settimo Piano. Tutti sono d'accordo, cioè non c'è uno che mi abbia detto no, e poi non si fa niente. C'è chi dice che magari è un problema per i direttori in termini di ascolto, ma non mi pare che poi gli ascolti si siano discostati tanto da altre esperienze costate 7 volte tanto come programmi. C'è chi dice che non si capisce perché non c'è la volontà ancora di impattare su questo argomento, che mi sembra a questo punto, cioè finora ho pensato che fosse una cosa casuale. Adesso alzo le mani, c'è stata pure un'interrogazione parlamentare, mi pare che ci sia solo una persona che è molto interessata, diciamo così, a promuovere questi argomenti, ed è un consigliere d'amministrazione. Gli altri dicono di essere interessati, però non vedo diciamo così, dove atterri poi questo interesse. Ripeto, stanotte ho inviato queste altre proposte di format, però resta un mistero, come però del resto resta un mistero nella classe politica che ha potere, nel senso che
al governo ci sono 5 Stelle e PD, i 5 Stelle sono arrivati col digitale, ma poi non c'è stato un trasferimento di conoscenza dei meccanismi anche di politica digitale a chi esercitava il potere, cioè chi sta lì a fare il ministro per i 5 Stelle o gli stessi parlamentari, non ci capiscono niente. Lì l'unico che ci capisce è Casaleggio e altri 2-3 sparsi, ma come ci sono random in tutti i partiti. Antonio Palmieri è di Forza Italia, ci capisce. Ma sono casi di interesse personale, vorrei quasi dire. Il PD è anch'esso un buco nero, nel senso che a me, come a Michele, siamo stati coinvolti a più riprese, a turno, alternati, insieme ad altri, eccetera, eccetera, per creare questi convegni di consapevolezza, così come io avevo moderato e aiutato a fare anche quelli di Casaleggio, che però poi pensavo avesse trasferito la conoscenza ai politici, invece no. E poi tutti pure queste proposte del PD, ogni tanto esce qualcosa, è uscito un manifesto della Madia, adesso è uscita la proposta di una piattaforma aperta, non so se Michele l'hai vista quella proposta che ha fatto la Madia la settimana scorsa, ma non ne ho letto neanche su nessun giornale. I convegni che dovevamo preparare, per cui tra l'altro ci siamo applicati, abbiamo studiato prima Michele, poi credo che abbia rinunciato, cioè mi sono messa io, poi ci sono messe altre persone, eccetera, eccetera, non hanno pure quelli portato a un impatto significativo né nella conoscenza dei parlamentari né dei ministri e né nel loro interesse verso l'argomento. Cioè c'è un interesse, ad esempio, da parte di Boccia, ma poi Boccia è stato messo a fare tutt'altro. Però per il resto proprio non... Cioè, per me... io l'unica spiegazione che mi so dare è antropologica, per tornare anche a un tema del libro, cioè appunto questa resistenza che è data un po' dalla paura di perdere il potere e di non avere competenza sufficiente né voglia di integrare qualcuno che ne sappia più di loro e che poi inevitabilmente prenderebbe più potere, per cui così come la politica agisce in quel modo, la RAI di riflesso. Quando in realtà io spero che adesso ci si muova, perché c'è questa struttura inclusione digitale che già va avanti da un paio d'anni, qualcosa la fa, ma la trovi sepolta dentro RaiPlay. Non lo so, adesso sembra che siano interessati, tant'è che mi hanno chiesto di mandare appunto queste proposte, eccetera, eccetera, che si sommano a altre decine. Però per me resta un enorme mistero, cioè è il mistero. Se si apre la BBC non parlano d'altro, se si apre la RAI non se ne parla. Addirittura un anno fa dissero che non volevano neanche ospitarmi per il lancio del programma Codice, comunque un programma che ha fatto per 3 anni dal 9 al 12% di share, cioè uno share altissimo, quindi non era uno stile di ascolti, dicendo che al pomeriggio non volevano si parlasse di internet e se proprio era necessario bisognava parlare di internet ma non nominare il web, perché a web secondo loro la gente cambia canale. Quindi diciamo, se lo stato delle cose è questo, finché non c'è una persona, e spero in questo consigliere adesso che mi è sembrato particolarmente vivo sul tema, specialmente dopo l'interrogazione parlamentare, che prende in mano la situazione e lo impone a tappeto, accontentiamoci del fatto che speciale TG1 mi lascia fare questi programmi, ma non ne vedo altri, ecco. Grazie Barbara Carpagna. E ora per le conclusioni diamo la parola a Michele. Ricordo il libro, compratelo, perché Michele è intervenuto presso di noi 6-7 volte, sempre come volontario. Quindi andiamo a tutti. Disinteressatamente. Un'ultima domanda a Michele, per fare altre cose. Ora, il 10 marzo a Roma hanno significato molto. Il 44 a.C. Giulio Cesare fu ammazzato nella Puglia di Pompei, che come tutti sanno è all'arco argentina. La domanda è storica, quindi che non so se sarà la parola. Ma perché Giulio Cesare andò alla Puglia di Pompei? L'avevano avvisato che c'erano dei complottatori, come detto. La moglie aveva sognato che avrebbe avuto dei pericoli. Lui se ne pregò e andò alla Puglia di Pompei.
Si dice in politica che se due o tre sanno una cosa non può essere segreta. 23 congiurati a Roma ordirono una complotto contro Cesare e Cesare non ha dato da niente a te, Michele, per l'ultima. Allora, intanto grazie davvero, perché soprattutto ai superstiti che con la stoica rispetto del pericolo e della noia, insomma, sono prodigati. Grazie a Barbara, che con la solita passione e competenza mette a disposizione davvero l'esperienza che al momento è quella di massimo ascolto, perché stiamo parlando del TG1, di Rai 1, per cui le sue esperienze riguardano proprio l'ambito dei mass media e non nicchie come quelle che in qualche modo batti qui. Il dibattito è stato, insomma, nella sua esemplarità, avuto un piccolo bonsai di che cosa abbiamo, cioè il mondo delle imprese e del consumerismo che sta cominciando, che prende atto, che ha già avuto delle esperienze e che segna anche una solitudine rispetto a questi temi, si sente scoperto, si sente non accompagnato dalle istituzioni. Ecco, il punto è che qualcosa, insomma, sta cambiando soprattutto nel rapporto con le istituzioni. Ecco, la battuta che devo fare con Giulio Cesare, è evidente che Giulio Cesare non aveva invitato, perché qui quel giorno Facebook sapeva che lo avrebbero fatto fuori, era evidente, i congiurati avrebbero comunicato per email e per WhatsApp, e c'era qualcuno che avrebbe analizzato i dati, e appunto lo beccavano, anzi Cicerone già l'aveva beccato prima, che gli ha detto poi in una lettera successiva, sei un pennellone, non si fa così, immaginate se ci fosse stato Facebook. Allora il punto vero è che c'è una situazione in piedi, le difficoltà che segnala Barbara, perché non si sfonda quel soffitto di cristallo che impedisce, perché? Perché questa è una situazione che cambia le gerarchie. Guardate, insomma, io almeno non mi illudo mai di saperne una più del diavolo, se certe cose le capisco io, le capiscono tutti, non è vero che i partiti, il governo, i ministri non le sanno. Le sanno bene, però come dice Barbara, questa cosa cambia le gerarchie, cambia i poteri. Non è la stessa cosa entrare in questa logica, ci sono competenze, saperi diversi, non si usano le stesse organizzazioni. E poi, guardate quello che sta succedendo, il presidente Vero li l'accordo subito come elemento dominante delle elezioni americane, quello che è successo. Andate a vedere i team come sono composti, guardate chi decide la campagna elettorale, non lo decide l'ex ministro Tommaso che diventa responsabile della comunicazione, non lo decidono gli esperti di relazioni digitali. Il resto vanno a casa e curano le tartine. Per cui la vicenda del Wisconsin è chiara. Secondo voi 21.000 persone come hanno deciso o hanno concorso a decidere il presidente americano? E qualcuno lo sapeva, Brett Pascal, l'ex capo della campagna elettorale di Trump, ha spiegato: noi abbiamo avuto i dati da Facebook di 87 milioni di elettori, abbiamo isolato i 6 milioni che decidono, abbiamo individuato le contee, l'indirizzo, l'interno del commentatore Rossetti di Voghera, via dei cittadini 11, e abbiamo cominciato a parlare con lui. Così si è cambiata la Cambridge Analytica, è stata questa. Adesso non è convenzionale, mentre sto cercando con un venditore di tappeti di vendere il mio libro, ve ne propongo un altro, leggetelo, e spiega come si vende e come si organizza un partito. Si chiama Il mercato del consenso di Christopher Wilde, un genio, è stato l'autore dell'algoritmo di Cambridge Analytica, e guardate come spiega come si manipolano milioni di persone, come si sa cosa pensa l'India,
cosa pensa la Sud America, come si sposta il senso comune, come dice lui, il tema è interferire nella cultura della persona, non più fare propaganda. Allora il tema è questo, e vale quindi anche per i piccoli, vale per le telecomunicazioni, vale per la grande distribuzione, vale per i farmaci. Allora su questa cosa, cioè, è un problema di formazione, ma certo, sì, ma l'unica formazione che nel mondo ha sempre funzionato è una sola, si chiama conflitto sociale, negoziazione dei soggetti intermedi. Quella produce la scuola dei greci all'inizio del Novecento, cosa ha prodotto? La grande cultura dei diritti individuali, la campagna delle scuole, no, una straordinaria campagna di conflitto sociale che ha prodotto il welfare. Senza quella roba nessuno lo sapeva. Allora il tema è questo, come un paese come questo si accorciano le distanze tra chi sa tutto e chi non sa niente, e tra chi sa come si muove e come condizionare i comportamenti della gente, chi prova a vendere così tanto al vino sparando nel nubio, usando ancora la pubblicità. Voi pensate le risate che si faranno Facebook, Google e Amazon quando leggono che gli investimenti in pubblicità, come affacciarsi alla finestra e chiedere e sperare che la gente rilanci il dito, insomma, che non c'è il bacio. Ecco, questo è il tema. E tutto questo tema diventa drammatico quando si tratta di malattie in cui bisogna avere strumenti adeguati per seguire un dinamismo che è esattamente come quello della mente, che è il tiro. Ma questo è sempre stato, io nel libro ricordo umilmente l'esperienza che ci fu con la spagnola, stiamo parlando prima guerra mondiale, 1914, 15, 16, 80 milioni di morti, e anche allora il grande epidemiologo Donald Ross spiegò senza capire la tecnicalità matematica del virus, non si vince un'epidemia. Per cui e lì è già allora si capiva che cosa dovevamo studiare. E pensate, io chiudo il libro con una citazione che insomma, a me fa venire ancora i brividi, ma quello è lo spartiacque. Ed è una citazione di Albert Camus nel libro La peste, che è il più grande affresco emotivo di questo fenomeno, che dice quando il furia è il morto, noi abbiamo una sola discriminante, stare dalla parte degli uomini, perché il rischio è di trovarsi dalla parte del contatto, che sarebbe terribile. Grazie ancora a tutti. Grazie a Michele, grazie a tutti voi che avete partecipato. Alla prossima, arrivederci.